Buongiorno e bentornati a TGIX. In apertura l'attualità. Con l'aumentare dei contagi aumenta la stretta del governo contro focolai e assembramenti. Sì all'attività motoria solo se distanziati, no al calcetto tra amici e le attività dei circoli culturali e ricreativi proseguono ma solo nella massima attenzione delle disposizioni regionali. E allora vediamo nel dettaglio le misure previste dall'ultimo decreto firmato dal Premier Conte. Nel servizio. Stop alle feste private e obbligo di mascherina ovunque. Dopo il lungo confronto con le regioni, il Premier Conte ha firmato nella notte tra lunedì e martedì scorsi il nuovo DPCM che aumenta la stretta anti-Covid. L'allerta coronavirus è d'altronde aumentata negli ultimi giorni e proprio nelle ore scorse si registrava un picco di contagi assieme alle prime preoccupazioni sulla capacità numerica dei reparti di terapia intensiva. Per evitare assembramenti e fermare i contagi, più veloci in ambito familiare, il DPCM vieta le feste private sia nei locali che in casa, dove si potranno ricevere non più di 6 persone alla volta. Stretta sui bar e ristoranti, obbligati a chiudere alle 24, e restano serrate le discoteche. Vietate le gite scolastiche. Sullo sport si vietano gli sport di contatto amatoriali se non codificati secondo protocolli anti-Covid precisi e si consentono le sole attività di contatto organizzate da associazioni e società sportive riconosciute dal CONI e dal Comitato Paralimpico e che si attengano ai protocolli varati da federazioni o enti. Protocolli come quelli già disposti da AICS e resi pubblici e fruibili sul sito www.aics.it. Sul fronte della cultura e della promozione sociale, per gli spettacoli resta il limite di 200 partecipanti al chiuso e 1000 all'aperto, con il vincolo di un metro tra un posto e l'altro. E per le competizioni sportive, pubblico sì, ma solo con una percentuale di riempimento entro il 15% della capienza totale e comunque non oltre le 1000 persone all'aperto, le 200 al chiuso. Le attività dei centri culturali e ricreativi proseguono solo in base a quanto deciso dalle varie regioni e comunque secondo i protocolli regionali. Nel nuovo DPCM, commenta il ministro Spadafora, abbiamo tutelato anche lo sport dilettantistico. Gli enti di promozione sportiva hanno dato prova di aver rispettato con rigore i protocolli emanati nelle scorse settimane. E il Premier Conte, per il momento, esclude un lockdown generalizzato. E al netto delle varie disposizioni regionali che stanno emergendo in queste ore, convegni e fiere sono ancora possibili, sempre mantenendo chiaramente le regole di distanziamento. È così che mercoledì scorso a Rimini ha preso il via il TTG Travel Experience, la fiera internazionale del turismo quest'anno dedicata al rapporto tra sport e turismo. AICS c'era con una sorpresa nel cassetto. Sentiamolo insieme nel servizio. Dal 1 al 6 giugno prossimi, la Riviera Romagnola diventa capitale mondiale dello sport amatoriale, grazie ad AICS. Tornano infatti in Italia, dopo 6 anni, i World Sports Games, i giochi internazionali amatoriali organizzati dalla CSIT, la Confederazione Mondiale dello Sport per Tutti, presieduta dal presidente di AICS Bruno Molea. È stato proprio lui, dal palco della Fiera Internazionale del Turismo a Rimini, a lanciare il logo dei giochi del 2021. E a dare la volata ufficiale ai World Sports Games che, pandemia permettendo, riuniranno in Riviera Romagnola tra Ravenna e Cesena, passando da Cervia a Cesenatico, oltre 4.000 atleti provenienti da tutto il mondo. I giochi non saranno solo un grande evento sportivo internazionale, ma un vero e proprio festival delle genti, in Riviera non solo per lo sport, ma per apprezzare le bellezze italiane. Quale e quanto forte è infatti il legame tra sport e turismo? Di questo e altro ha parlato Molea sul palco del TTG Travel Experience di Rimini, nel corso del convegno condotto dal giornalista Sky Matteo Marani, introdotto dall'apertura ufficiale della Fiera Internazionale affidata dal presidente della regione Stefano Bonaccini e dal titolo iconico Lo sport in valigia. Forte è il legame tra sport di base e promozione del territorio, laddove un evento sportivo può diventare importante volano economico e turistico. Anche i World Sports Games, nell'ambito della Confederazione Mondiale dello Sport Amatoriale, sono da tempo un'occasione di conoscenza e cooperazione tra popoli diversi e una grande opportunità di turismo non solo sportivo, ma anche sociale. Il comitato organizzatore dei giochi si è insediato il mese scorso a Roma, nella sede di AICS, e sta lavorando alacremente per riuscire a organizzare tornei ed eventi collaterali nonostante la stretta del Covid-19. Tra i capitoli di studio,
proprio i rigidi protocolli di sicurezza che prevedranno, tra le altre cose, anche i tamponi per tutti gli atleti partecipanti. E si chiama Connect for Climate, la comunità globale per il clima, nella quale da oggi rientra anche ICS. Sentiamo. Per promuovere il corretto rapporto con l'ambiente è bene partire dalle piccole azioni quotidiane. Lo sa bene ICS, che da tempo, con la sua commissione ambiente, inserisce le piccole opportunità di educazione ambientale sia nei suoi eventi sportivi e culturali, sia nella formazione ai tecnici e grazie alle campagne di sensibilizzazione. L'impegno per un futuro più ecosostenibile passa anche dalle reti umane e istituzionali. Con questo intento, ICS è appena rientrata nella rete di Connect for Climate, la comunità globale per il clima promossa dalla Banca Mondiale e che conta ad oggi oltre 500 partner in tutto il mondo. L'intento è quello di utilizzare la promozione sportiva e sociale come occasione di conoscenza e consapevolezza attorno al tema dei cambiamenti climatici e del corretto rapporto con la natura, partendo proprio dalle esperienze del singolo cittadino. Nel corso della loro collaborazione, ICS e Connect for Climate lavoreranno per condividere esperienze, conoscenze e contatti attraverso le proprie reti, sfruttando le potenzialità fornite dai social media, cercando di creare sinergie e di dare risonanza sia alle azioni di network mondiale sia a quelle promosse da ICS Ambiente in ambito sportivo e culturale. Tutti gli eventi organizzati da ICS Ambiente, dalle gare di raccolta rifiuti e Rifiutlon alle campagne di sensibilizzazione, riporteranno dunque sui social e nelle loro comunicazioni ufficiali i tag e il rimando alla rete di Connect for Climate e di contro sul sito www.connectforclimate.org sarà presentata ICS come partner ufficiale della comunità mondiale. ICS negli anni ha investito molto nell'ambiente, ha creato un settore apposito con un suo responsabile Andrea Nesi e ha da sempre messo in campo con tutte le forze possibili e immaginabili politiche che siano funzionali a sensibilizzare quanto più possibile i cittadini di questo paese, ma soprattutto anche i nostri associati, verso la tutela dell'ambiente che ci circonda, in cui viviamo. Questo intervento è soprattutto rivolto verso i giovani, ovviamente, che sono i più sensibili a questo tipo di messaggio e che più di altri raccolgono gli stimoli che siamo in grado attraverso il settore ambiente di trasmettere loro. E nell'ambito dei protocolli ICS riparte in sicurezza anche il calcio giovanile. Nel Lazio, a rompere gli indugi, è la nostra Sporting Tour, il servizio di Simone Capone. Il calcio giovanile di Sporting Tour è ripartito da Tagliacozzo con la manifestazione Champions Sporting Tour, dedicata ai bambini della scuola calcio. Nella classica e oramai tradizionale location dell'Hotel Park si sono ritrovate compagini laziali e abruzzesi per affrontarsi in una due giorni di gare entusiasmanti e ricche di spettacolo. Dopo le qualificazioni del sabato si è arrivati alla fase finale della domenica, dove il meteo non è stato sicuramente clemente con i ragazzi. Nonostante ciò non sono mancati il divertimento e le premiazioni finali, presiedute dal presidente di ICS Lazio Giampaolo Morsa. Tutte le squadre hanno ricevuto la propria coppa e la prestigiosa patch della Champions Sporting Tour da cucire sulle proprie maglie, oltre ai premi individuali di miglior giocatore, miglior portiere e giocatore fair play. Nella categoria 2008 ha trionfato Scacco Matto, compagine locale, mentre nel 2009 hanno alzato la coppa del primo posto i ragazzi del San Giacomo. Passando ai più piccoli, vittorie per Thalia Academy nella categoria 2012 e per Fiumicino nella categoria 2014. Ora testa al campionato ICS, che partirà nel massimo rispetto delle normative anti-Covid nel weekend del 24 e 25 ottobre. È stata un'esperienza positiva da rifare, complimenti all'organizzazione, i ragazzi sono stati benissimo, si sono divertiti, è un bel po'
posto, non ci sono mai stato, e complimenti a tutti. Esperienza bellissima per noi, già è il secondo anno che partecipiamo a questo torneo, un'organizzazione ottima, i bambini sono felicissimi, si sono divertiti e gli è piaciuta molto la formula dell'organizzazione. È stata una bella esperienza, una bella mattinata, diciamo, peccato un po' la pioggia, però diciamo, è stata una bella esperienza dei bambini. Siamo qui ancora nel 2013, quindi non ho mai giocato anche tornei, quindi è stata veramente una bella esperienza per lui. Sulla falsa riga delle passate esperienze, tutto bello, Giampaolo è Giampaolo, quindi sa organizzare, sa portare gente fuori. Muscoli e coraggio, ma anche possibilità di fare sport all'aria aperta in quasi totale isolamento. In epoca Covid volano con ICS le OCR, le Obstacle Course Race. Vediamo di cosa si tratta nel servizio. Immaginate un muro alto 4 metri da scalare dopo aver preso una potente rincorsa su una superficie curva. O immaginate di scalarne un altro a mani nude, o di correre sotto la pioggia abbracciando un secchio pieno di sassi. O ancora, immaginate di strisciare nel fango sotto una barriera di filo spinato. Scene da soldato Jane o da ufficiale gentiluomo, ma questo non è un film. Sono le Obstacle Course Race, le corse ad ostacoli promosse da ICS in tutta Italia attraverso i tanti bootcamp affiliati alla associazione da nord a sud Italia. L'ultima nata in Romagna, a Cesenatico, dove le corse senza paura saranno vista mare. Il 2020 è stato un anno difficile anche per il settore delle OCR, specie sul fronte delle gare, ma se la formazione non si è mai fermata, prima online e ora in presenza, la ripresa degli allenamenti è stata certamente più facile rispetto ad altri sport proprio per la tipologia di attività fisica proposta. Si tratta di allenamenti per lo più all'aperto, da poter affrontare in maniera isolata o distanziati dal proprio tecnico, e che anche nelle gare permettono competizioni a cronometro, dunque evitando partenze e arrivi in gruppo. Le gare del settore sono le famose Spartan Race, un nome, un programma, ma nell'anno del Covid le Spartan si sono fermate praticamente ovunque. Il settore di ICS, come detto, prosegue comunque la sua attività. Si è appena concluso il settimo corso di formazione per gli istruttori e i bootcamp ICS sono saliti a oltre 20 in tutta Italia. Merito del valore aggiunto offerto da ICS nell'ambito delle corse ad ostacoli, non da ultimo la copertura assicurativa prevista appositamente per gli atleti che praticano OCR. È appena terminato il settimo corso di formazione che ha visto la partecipazione di allievi provenienti da Lazio, Abruzzo ed Emilia Romagna. Da sottolineare l'alta specializzazione di questo corso, che lo fa ormai scegliere da atleti top nella disciplina sportiva OCR. Solo per citarne alcuni, Simone Spirito, Claudia Di Gregorio. La certificazione AIPS e la formazione in OCR Specialist Trainers è garanzia di preparazione e di nessuna improvvisazione. Vi invitiamo a praticare questo sport sotto la guida dei trainers certificati AIPS. E anche a centinaia di migliaia di chilometri da qui, in Messico, si può far sport solo osservando rigidi e stringenti protocolli di sicurezza anti-Covid. È il caso del Fireball, l'ultima tendenza sportiva lanciata da ICS insieme alla FXC, la Fireball Extreme Challenge, e che mischia la palla a mano alla palla infuocata. Ci parla della ripresa dello sport e dei protocolli osservati dalla Fireball Extreme Challenge il presidente della FXC, Max Bartoli. Sentiamo. Buongiorno a tutti, sono Max Bartoli, vi sto parlando da Veracruz, Messico. Veracruz è stato il porto di entrata del Fireball Extreme Challenge in collaborazione con ICS International in tutto Sud America. Messico è un paese che, come il resto del mondo, sta subendo ovviamente la pandemia. Abbiamo avuto oltre 80.000 morti e il numero di contagiati non lo conosce nessuno, visto che non stanno facendo molti test. Siamo in codice rosso da tutte le parti. Fare sport è proibito. Con la Federazione Internazionale di Fireball Extreme Challenge, in collaborazione con l'ICS Internazionale, abbiamo elaborato una serie di procedure di sicurezza e siamo riusciti finalmente a riprendere a giocare. Già, ma come? I rigidi protocolli di Fireball prevedono l'utilizzo della maschera in allenamento, sessione di allenamento prima online su Zoom e poi dal vivo, sedute di allenamento per lo più all'aperto in spazi ampi e poi le classiche norme di distanziamento e igienizzazione previste anche in Italia.
Gli atleti di Fireball vengono igienizzati all'ingresso sul campo, si rileva loro la temperatura, si consiglia l'utilizzo dei guanti e per nessuna ragione è previsto contatto. Sia il distanziamento di 2 metri tra un atleta e l'altro e vietate sono le strette di mano e gli abbracci. L'allenamento anche in epoca di lockdown ha permesso agli atleti di non perdere la forma fisica e di dimostrare al mondo che anche di fronte all'impossibile la tenacia vince. Abbiamo dimostrato a tutti e stiamo dimostrando a tutti che fare sport in sicurezza è possibile. Lo possiamo fare e lo facciamo, per cui anziché lamentarsi del fatto di non poter usare una di queste, il suggerimento è di gradualmente abituarsi a usarle. La capacità cardiovascolare ne beneficerà, ci possiamo divertire e questo è quanto. Quindi spero che questo video e le indicazioni vi possano essere d'aiuto, possono essere utili e spero di rivedervi presto in Italia. E ora la voce ai territori. Prosegue a Perugia il progetto solidale di AICS Costruendo Futuro, volto all'inclusione dei ragazzi, dei minori che vivono in uno stato di vulnerabilità sociale ed economica. Il servizio. Le uscite alla fattoria didattica, la danza con gli amici e la danza terapia, i giochi con la palla e poi occasioni di confronto e crescita volte a scacciare la paura dell'isolamento e a far crescere la fiducia nell'altro. È così che anche a Perugia proseguono le attività di Costruendo Futuro, il progetto voluto da ICS e finanziato dal Ministero alle Politiche Sociali. Obiettivo del piano è l'inclusione dei più giovani a rischio di marginalità, che vivono nel disagio economico o sociale. A Perugia ICS ha attivato a riguardo una collaborazione con l'Associazione Viva, che offre laboratori e occasioni di svago ed educazione ai ragazzi con disabilità, e col centro danza spazi performativi all'interno del quale i giovani di Viva possono imparare a ballare, conoscersi e a meglio coordinare e liberare i movimenti del corpo in un percorso approfondito di danza terapia. Dopo il fermo dei mesi del lockdown, le attività di Viva e del centro danza sono riprese tra laboratori di incontri e attività sempre nell'ambito di Costruendo Futuro, coordinato da ICS Perugia. Sabato scorso i ragazzi hanno incontrato i tecnici e i ballerini del centro danza per ballare insieme e trascorrere un pomeriggio di socialità nonostante le forti limitazioni anti-Covid. La prossima settimana gita nella fattoria didattica per indagare anche il rapporto con la natura e gli animali e nell'intento di privilegiare le modalità educative outdoor. Costruendo Futuro è un'occasione importante perché attraverso la cultura e lo sport di ACS ci si occupa delle persone più deboli a livello sociale, cioè quelle che hanno un disagio mentale o fisico o tutti e due. A Perugia abbiamo coinvolto 2 associazioni affiliate, Viva che si occupa di disabilità e Centro Danza che chiaramente si occupa di danza. Perché abbiamo scelto questo? Per far camminare insieme attraverso lo sport della danza, il movimento della danza, insieme i giovani e crescere con più attenzione verso il prossimo, che spesso, come in questo caso, è più debole. In chiusura vi ricordiamo la raccolta Fondi Sport per Crescere, volta a donare voucher sportivi a bambini e ragazzi figli di famiglie in difficoltà economiche. Continuate a donare su www.aics.it. E con questo è tutto, noi vi auguriamo un buon fine settimana e con TGIX ci rivediamo venerdì prossimo.